even though it seems these are the images of a revolution. A revolution because the word Milan disappeared from the historic Alfa Romeo logo. A revolution because not in Milan, but in the outskirts of Naples, a compact Alfa was born, in a direct competition with the Fiat Empire. A revolution because this new Alfa had, for the first time, front-wheel drive. And as in all revolutions, even in 1972, at Pomigliano Alfa Sud plant, all started as a top secret. Qui non sapevamo che era un Alfa, non sapevamo che stabilimento, se esisteva, come era attrezzato, e in bar dove ci siamo trovati, un bar, io, Mantovani e Rusca, su un foglio a quadretti lui disegnò le misure di questa ipotetica vettura, anche il motore dal centro ruota alla pedaliera, e noi eravamo un po' così imbarazzati di non capire, perché non poteva dire: ma iniziamo così, studiamo questo tipo di prodotto dove dovevamo decidere anche dove mettere il serbatoio, come sistemarlo, con le misure rigorose che voleva l'ingegner Rusca, i pesi, le misure, calcolava le misure dei vetri, guardava il modello e diceva: bello, bello sto modello. Poi incominciava a misurare, non era più bello. Complesso anche nelle misure del bagagliaio. Volle quattro valigie che non entravano neanche nel Mercedes. Quelle cernierine sul bagagliaio furono una pietra dello scandalo all'epoca. Perché non faceste subito un portellone? Perché l'ingegner Rusca ci teneva a far sì che questo prodotto non superasse un certo peso. Una vettura sportiva non doveva essere una vettura da utilizzare come porta merci o bagagliaio. Allora c'era il lunotto, c'era questo sportellino, la struttura di alleggerimento era tale da poter mettere il bagagliaio, ma niente sportello. Qui abbiamo un paio di disegni dell'Alfa Sud leggermente diversi da quello che sarà poi l'auto di serie. In particolare il frontale ricorda qualche cosa d'altro. Sì, perché in questi studi abbiamo pensato di mettere anche il faro rotondo perché costava meno. Poi in effetti nacque con questo ovale. Allora era l'inizio di questi fari rettangolari. Certo. Però il corpo vettura non è cambiato molto, solo in dettagli come i gruppi ottici. Però la linea grosso modo era già quella. Addirittura ogni settimana l'ingegner Rusca misurava dal manichino le misure, dall'imbottitura al tetto, era tutto attento e mi faceva vedere intarmate per 5 mm. Poi quando iniziò la produzione, o meglio, quando andammo per verificare la produzione, io presi l'ingegner e dico: adesso andiamo a misurare quella quota che mi ha fatto impazzire per mesi. Era fuori di 30 mm. Ecco, un'altra evoluzione dell'Alfa Sud un po' estrema è questa Caimano, un coupé che sembra uscito da un film di fantascienza. Ecco, per poter presentare una ricerca di una vettura da sogno un po' curiosa, utilizzando il telaio dell'Alfa Sud, fece questo tipo di vettura un po' curioso, con tutto il padiglione che si apre, per far vedere che su una meccanica esistente cosa si può fare. Questa piega così strana del cofano anteriore, come ecco qui si vede bene. Tra l'altro fu possibile anche per il motore boxer. Il motore boxer ci permise questo tipo di effetto, di questo muso che scende, perché altrimenti non sarebbe stato possibile, ovviamente con degli sbalzi un po' più lunghi di quella che era la vettura di serie. One of the most fascinating Alfa hatchback is the Alfetta GT, a four-seater coupé that had many admirers in Italy and abroad. Its design retains today a strong character and has inspired the sport version of Alfa Sud.
The phasing out of these models coincides with the sale of Alfa Romeo to the Fiat Group. It's now the end of the 1980s. At Arese and Pomigliano, everything is changing. After the disaster of the model Arna, the first Alfas of the new era come with platforms, drivetrains and trim Fiat style. They will not go down in history. Ci sono sempre dei periodi un po' di incertezze. Si sono vissute già quando la Fiat ha comprato la Lancia, dove i clienti Lancia, quando chiudevano le porte, li ho sentiti e dicevano: ma questa non è più una Lancia. Allora, un mondo che è fatto per la grande produzione entra in un mondo particolare, ha bisogno di tempo per capire queste cose. In 1997, Italo Design planned again a dream car for Alfa Romeo, the Shigera Competition. Much of the artwork is by Fabrizio Giugiaro, who was able to inject in the car front a sort of a robotic temperament. The strong, elongated eyes on the wings and ridges and the Alfa shield that sets the whole hood are associated with a retro-inspired element, the windscreen pillar leaning forward. The Shigera, of course, was not born as a production car, but the next project, yes, although customers would have to wait a long gestation period and give up some stroke of genius. Essendo il gruppo proprietario di Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, si poteva utilizzare quello che era la meccanica di questo gruppo. Quindi presi una Maserati e pensai a un Alfa Romeo su questo telaio. Quindi il solito discorso di un brand su una possibile meccanica con la testata del motore Alfa Romeo, ma con l'utilizzo di quello che possiamo avere le di importante. Nobili. Quindi le proporzioni. E fece questo prototipo che entusiasmò voi giornalisti in modo, direi, sorprendente, da costringere l'Alfa Romeo a trovare il modo di poter produrre questo tipo di vettura. Ovvio che se io confronto, chiunque confronta, questo prototipo con la vettura di serie, sa, uno è più bello perché ha gli occhi un po' più grandi o la bocca più ben modellata. Certo, bastano chi pochi non millimetri. Conosce il prototipo ovviamente non si rende conto dell'enorme differenza. Una delle magie del suo disegno erano queste porte che nella produzione non vennero poi attuate. No, perché sono soluzioni. Fabrizio è pilota di elicottero, quindi ha questo desiderio di tipologie particolari. Questo snodo brevettato da noi per alzare la porta, per non farla come la Lamborghini, che ha la cerniera posta in un certo modo, fu una sorpresa per molti, perché fu adattato anche alla Mustang che fece Fabrizio in seguito, ed è una parte di ricerca per far vivere questi sogni. Amministratori delegati e responsabili dei brand sono loro che devono trovare le soluzioni o avere la capacità di sentire che un prodotto va bene. Io non ho mai fatto un test per dire questa è piaciuta, quindi la faccio. Io ho avuto la fortuna di da giovane fare questo mestiere, quindi un'esperienza e una sensibilità. A volte arrivano sul podio numero più importante delle persone che non hanno né la cultura estetica né la cultura del prodotto. It has always happened. An artist creates a masterpiece and later another artist is invited to work on it. It happens also to cars, sometimes to the most beautiful. Cars that someone called moving sculptures.
In the history of Alfa Romeo and Giugiaro, this happened to the 156 model, a mid-size sedan born already perfect from the pencil of Walter De Silva. Come ha messo mano a una vettura che era già molto bella in partenza? Si voleva fare un transfer di questa suggestione del frontale su questa piccola. Quindi io feci solo un'operazione di cosmesi di questo davanti, i fanalini un po' più grandi, il paraurto, quindi non snaturai la vettura di De Silva. Cercai di fare quello che mi avevano chiesto di fare, anche sulla 159 feci questo esercizio. E fu proprio alla direzione dell'Alfa a volere anticipare la 159 su questi due modelli. It's now time for the final parade. Very soon, Giugiaro's pencil will be engaged in other projects and other brands. But there is still a chance in 2004 for the Visconti Concept, a stunning flagship car. Almost a four-door coupe despite of the size of 5 meters. The downward lines of the pavilion on the front and on the back of the car will quickly inspire new luxury sedans. Come si fa, parlando della Visconti per esempio, a dare un look così sportivo, così dinamico a un'automobile che serve anche a portare a spasso i manager, a una grande berlina? Ma dipende molto dall'esercizio e dall'esperienza. Io feci questa Bugatti quattro porte, quindi un po' su quel feeling lì che avevo già sperimentato. Ovviamente in un contesto molto più riduttivo nelle misure, nell'insieme. Quindi non è un esercizio difficile. Difficile è conquistare gli uomini. Un grande manager, vedendo un prodotto come questa vettura, deve capire se butta via i soldi nel farla. Ma c'è molte persone che non hanno questa abilità.